Ragazzi, buonasera, ciao a tutti, ecco un nuovo gioiellino che entra nel mio ufficio e parliamo della Smart Camera oppure semplicemente Galaxy Camera della Samsung modello non mi ricordo più, GC100. Praticamente, vediamo il modello esatto, ve lo dico tra poco, EKGC100, eccolo qua. EKGC100, una Galaxy Camera che vediamo, riassumiamo velocemente. Ancora dobbiamo scartare, fare la wrapping, quanto è bella questa parola. E che cosa ha velocemente? HSPA più plus, quindi high speed fino a 21 megabyte, cioè praticamente inserendo una SIM telefonica, si può praticamente connettersi con la videocamera stessa a internet in maniera autonoma. 3G, quindi è 3G e fino a 21 megabit in download e 5,76, insomma, dovrebbe essere in upload. Wi-Fi, poi ha anche il wifi, quindi si può connettere a un router e vediamo ecco qui lo schema, però c'è poca luce, eccolo qua, si dovrebbe leggere. Lo schema praticamente riassunto, poi è wifi. Come potete vedere, la seconda voce, poi la terza voce ha un quad core, quindi ha un buon processore quad core che fa viaggiare un sistema Android. Quindi ha Android dentro, è uno smartphone. No, non so se si può telefonare, questo poi lo vedremo. Comunque ha Android 4.1 Jelly Bean, interessante, vedete? Poi vi spiego perché ho voluto comprare questa videocamera e vendendone altre, diciamo, e sto per, diciamo, cederne anche altre. Ha uno schermo di 4,8 pollici, quindi è un Android, un piccolo tablet Android che però ha una videocamera abbastanza buona, fotocamera, ha un quad core, processore 16 megapixel, ha 21 zoom e un wide zoom, una lente di 23 mm, eccetera, eccetera. L'apriamo, quindi Android HD Clear LCD per leggere l'Android, vedete? Per lo schermo, diciamo, questo credo che riguardi lo schermo, e poi c'è il wifi e il 3G. Ok, l'apriamo. Momento emozionante. Wow, shot, wow, share now. Beh, prendiamo qualcosa per aprirlo, così facciamo tutto live in diretta. Un piccolo cacciavite. Piccolo cacciavite, l'apriamo, cioè, sigillo di garanzia. Ah, dove l'abbiamo aperto? L'abbiamo, ecco, ancora chiuso, vedete così? Ecco, vedete, perfettamente chiuso. Lo apriamo. L'abbiamo presa, comprata, facciamolo insieme. Ecco qua. Stiamo uscendo anche dall'altra parte. L'abbiamo presa su internet a un prezzo veramente ottimo, nuova, imballata. E però ritirata a mano a Roma, vicino al raccordo, un servizio pick and pay, un ottimo servizio, devo dire. Eccola qui, l'abbiamo, emozionante, perché poi io credo che questa potrebbe essere una rivoluzione, poi ti spiego perché, almeno per la mia attività. Eccola qua, l'abbiamo aperta, guardate, carina, bianca, c'è un po' di luce, eccola qua, molto affascinante anche il look, no? Eccola. Ok, andiamo avanti, ovviamente questa va caricata, va tutta quanta, eccola, estraiamo così, eccola qui, anche abbastanza leggera, facile da impugnare grazie a questa sagoma, vedete, questa sagoma così, e abbiamo la protezione no? Per la lente, anzi mi avvicino un po' di più, ecco, forse così, facendo in questo modo, forse si vede anche meglio il video. Ecco qua, ecco qui la cosa, il quad core CPU, insomma, anche abbastanza largo, leggera, pesa pochi grammi, e poi bisognerà mettere qualcosa. Oh, andiamo a vedere subito ad aprirla. E abbiamo, ecco qui, si apre molto, in maniera molto soft. Qui ci andrà la batteria che mi auguro starà dentro. Qui abbiamo ecco, un ingresso, vedete, un ingresso per la micro SIM, quindi ci vorrà una micro SIM, vedete qui. E qui abbiamo un ingresso USB e micro SD da quest'altra parte, la batteria. Poi abbiamo qui per fissarla a un cavalletto il flash, eccolo, flash. Io mi auguro che si veda bene, ecco qua il flash, benissimo.
Questo è il suono altoparlante, per sentire la voce. Questo è un ingresso microfonico incorporato. Ecco, una delle problematiche, però dovrebbe avere l'uscita cuffia da qualche parte. Mi sembra di aver letto l'uscita cuffia, spero che... Qui c'è un altro, questo è USB. Ah, eccola qui. Questa è importante, l'uscita cuffia, che però dovrebbe permettere anche, credo, anche una sorta di input microfonico, un po' come per l'iPhone o per gli smartphone Galaxy S3 e S4. Questo dovrebbe essere il flash che si apre. Bene, ecco qui la lente, dopo cercheremo di... ve la farò vedere quando sarà carica. Appoggiamo il tutto qui. Andiamo avanti con la wrapping, andiamo a vedere sotto cosa c'è nel fondo. Ecco qua, istruzioni e garanzie. E poi abbiamo un fiocchettino per appunto una cinta bella bianca, elegante, per assicurarla al polso. Anzi, lasciamo tutto qui, così rimane tutto abbastanza visibile. Poi andiamo avanti, abbiamo la batteria Samsung. Eccola, batteria. E poi andiamo avanti. Abbiamo un pezzo che è caduto. Carica, questo è il classico, diciamo, per caricare la batteria, no? Che si attacca appunto USB. Ecco qua, poi il cavetto USB con l'ingresso, appunto quello che va alla videocamera. Sembra un ingresso particolare a prima vista, non credo, non lo so, devo vedere questo ingresso qui. Sembra un po' come un po' diverso dagli altri, però non sono sicuro, potrebbe essere uguale, poi lo confronteremo. Per il momento credo sia tutto. Ah, vi devo spiegare perché l'ho presa. Bene, spesso mi capita di dover fare dei video e caricarli al volo, dei video in situazioni di giornalismo, di reporting, quindi praticamente avere uno wifi e anche un piccolo sistema per editarli tramite Android e mandarli direttamente online su YouTube, ad esempio, o anche alla redazione, è molto comodo. Piuttosto che fare tutto il lavoro, tornare a casa, caricarli, passano 24 ore, anche a volte, anche di più, potrebbe essere già passata la notizia, quindi per un reporter penso sia abbastanza indicata. C'è abbastanza, la vedo molto solida. Poi vedremo se si potrà anche telefonare con questa, se si potrà mettere un microfono in qualche modo per sfruttarla anche a distanza, e anche poi il funzionamento 3G e Wi-Fi la testeremo ben bene. Per il momento è tutto. Unwrapping della videocamera Galaxy GC 100. Eccola qua, nel suo splendore. Vediamolo anche di profilo, cercando di metterla in luce. La luce, ecco qua. Ecco qua. E questo infine lo schermo. Lo schermo Galaxy. Ecco, questo poi lo toglieremo. A presto.